Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. In questa celebrazione abbiamo un ricordo particolare per Nicita, Giuseppe e i defunti della famiglia Nicita, Antonina, Carmelo e Enzo. O mio caro Gesù, dolce bambino, che nel seno di Maria per noi scendesti, concetto dallo Spirito Divino, umile forma di servo anche prendesti. Te, pari a tanto eccesso e tanto amore, corrisponda fervente anche il mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre tu dica. O dolce mio Gesù, che visitasti Elisabetta in grembo di Maria, ed a Giovanni tanta grazia dasti che nel ventre saltò per allegria. De, visita con la grazia tua divina l'anima mia che è povera e meschina. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre tu dica. Ave Maria, piena di grazia, il Signore.
benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre pudica, o dolce mio Gesù, monarca immenso, da una stella hai remaggi palesato, con tre doni, d'oro, mirra e incenso, misteriosamente regalati. Deh, ricevi anche tu per cortesia le tre potenze dell'anima mia. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre pudica.
Giuseppe e Maria, madre tu dica. Così dice il Signore: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire,
dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, è come la lisciva della vanitaria. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di neve, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Parola di Dio. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Fammi conoscere, Signore, il tuo Dio. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà, per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Sia lodato Gesù Cristo.
quasi a conclusione del novenario, in preparazione al Santo Natale, ci viene presentata questa bellissima pagina del Vangelo di Luca, in cui si racconta un'altra nascita, la nascita del precursore, la nascita di Giovanni il Battista. E per un attimo, ecco, proviamo a immaginarci in quella casa, in quegli istanti, in quei momenti in cui l'anziana Elisabetta diede al mondo questo bambino. Ci dice l'Evangelista che i vicini, i parenti udivano che il Signore aveva manifestato grandi opere in questa donna, in questa famiglia, anche se ancora non comprendevano il mutismo del padre di Zaccaria, ma riconoscevano questo segno straordinario dell'intervento di Dio. E ancora il momento del parto, sappiamo che la donna non era molto considerata ai tempi di Gesù, non è che ora da quelle parti sia molto considerata, però qualche passo avanti è stato fatto. Dopo il parto, giustamente non potendo il papà parlare, chiesero alla madre, solo per questa situazione chiesero ad Elisabetta, perché altrimenti non le avrebbero neanche chiesto, il nome da dare al bambino. Ed Elisabetta, così come aveva indicato l'angelo, ecco, ridiede il nome di Giovanni. Ma anche in quella circostanza, nonostante la gioia, nonostante, ecco, la situazione che si era venuta a creare, coloro che erano lì avevano da obiettare, perché nessuno della sua famiglia si chiamava in quel modo. E allora chiesero a Giovanna, a Zaccaria, il nome del bambino, perché non si fidavano di Elisabetta. E Zaccaria, questo terzo passaggio, Zaccaria scrive sulla tavoletta: Giovanni è il suo nome. Già con questo si dava una svolta antropologica a quello che era il criterio della donna del tempo. Quest'uomo sacerdote del Tempio, ecco, conferma e dà indicazione rispetto a quello che la sua sposa aveva detto prima. E poi avviene il cosiddetto miracolo. Gli si aprì la bocca, ci dice l'Evangelista, all'istante, e si sciolse la lingua. Anche qui proviamo ad immaginare quello che poteva essere capitato in quella casa, in quel momento. Questo altro segno grande della potenza di Dio. E Zaccaria, quando gli si apre la bocca e gli si scioglie la lingua, non dice e non spiega il motivo per cui era capitato questo, ma dice l'Evangelista, la prima cosa che dice, parlava benedicendo Dio. Poi ascolteremo domani il cantico di Zaccaria. Ecco che questi passaggi richiamano ancora una volta un evento straordinario, la nascita di Giovanni il Battista, che, così come già anticipato anche dai presenti, doveva essere, ecco, qualcuno di particolare, qualcuno di straordinario. E infatti tutti parlavano di questa nascita nella Giudea. Ecco, il Signore con noi compie, compiuto e compie la stessa opera. Ciascuno di noi, ecco, si deve meravigliare dinanzi a una vita che nasce, dinanzi, ecco, alla volontà di Dio di continuare l'opera della vita. E così probabilmente o purtroppo abbiamo fatto l'abitudine alle cose della vita. Abbiamo fatto l'abitudine al creato, abbiamo fatto l'abitudine alle creature, abbiamo fatto l'abitudine probabilmente anche a noi stessi. E ci dimentichiamo che se noi stiamo in piedi non è perché siamo attaccati a una presa e la mattina ci stacchiamo perché siamo caricati e abbiamo la batteria carica,
e quindi possiamo stare, abbiamo l'autonomia di 8 ore. No, se noi stiamo in piedi perché c'è, ecco, qualcuno sopra di noi che ci permette di stare in piedi, non è un fatto meccanico, ecco, è senz'altro un fatto straordinario. E tutto questo, ripeto, a tutto questo probabilmente ci abbiamo fatto l'abitudine. Infatti quando succedono degli eventi che dispiacciono, che ci rattristano, una morte improvvisa, una morte prematura, ecco lì ogni volta ci troviamo impreparati, al di là del dolore, del distacco, ma ci troviamo impreparati perché abbiamo dato per scontato il fatto che noi la mattina ci dobbiamo svegliare, ci dobbiamo alzare e dobbiamo fare le cose che facciamo ogni giorno. L'abbiamo dato per scontato questo, quando invece non è così. Dovremmo, dicevo, aiutarci tutti a riflettere, a comprendere il grande mistero della vita, questa vita che funziona al di là delle nostre aspettative, al di là, ecco, dei nostri desiderata, al di là di quello che noi vorremmo o non vorremmo essere o fare. Ecco, dovremmo essere anche noi come i vicini di Elisabetta e di Zaccaria, ecco, dovremmo essere riconoscenti al Signore tutti, ecco, dovremmo essere presi da timore per tutta la regione e per tutta la vallata e per tutte le situazioni in cui ci troviamo, ecco, dovremmo sempre parlare di questo grande dono che il Signore ci fa ogni giorno. Non facciamo l'abitudine alla vita, ma godiamo del dono della vita che il Signore ci dà. Non facciamo l'abitudine alle cose di Dio, ma godiamo della presenza di Dio nella nostra vita, in modo tale che riusciamo ancora oggi, come i bambini, a meravigliarci del dono stesso della vita. Non dobbiamo aspettare i grandi eventi per meravigliarci, ma come i pastori, come i bambini, ecco, dobbiamo meravigliarci ogni giorno del fatto che abbiamo la forza di alzarci dal letto e di vivere la giornata che il Signore ci dona. Ecco, la preparazione al Natale ci aiuti a contemplare questo grande dono della vita, il mistero della vita, che ci dia la consapevolezza che noi siamo fatti, siamo creati per vivere, ma per vivere nell'eternità, insieme a Maria Santissima, insieme ai Santi, insieme ai nostri cari defunti. Amen.
perché con animo purificato possiamo celebrare la nascita del nostro Redentore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. E con il nostro Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la paternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo Salvatore nostro. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo di prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'Ausiliare Cesare, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, che nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo,
con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Onofrio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.
che con il dono del cielo accordaci la tua pace, perché siamo pronti ad andare incontro con le lampade accese al tuo amatissimo figlio che viene. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vi ricordo che stamattina dalle 10 alle 12 ci sarà il confessore a disposizione per accogliere e perdonare i peccati e preparare bene, ecco, la festa del Santo Natale. Ci sarà anche domani mattina, sempre più o meno dalle 10 alle 12. Quindi, dicevo, cerchiamo di organizzarci insieme a tutte le altre cose, non dimentichiamo di ricordarci del festeggiato, oltre che di preparare la festa. Domani mattina concluderemo questo bellissimo novenario che abbiamo celebrato, così come da consuetudine, anziché con il dolce, con il salato, per cui domani mattina venite un poco più leggeri, perché c'è il panino con la salsiccia, quindi ecco, non vi appesantite troppo stasera. Pertanto domani la messa, anche se domenica, sarà di mattina. La messa della quarta domenica di Avvento la celebreremo domani mattina alle 5:30 insieme alla novena, e poi domani sera alle 11 ci ritroveremo per l'accensione del fuoco. Ieri sera insieme al sindaco e il comitato pro fuoco del bambino, no che danno fuoco al bambino, il comitato pro fuoco, ecco, insieme al sindaco, vedendo un poco la situazione, dando le dovute garanzie, ecco, hanno deciso di farlo qui il fuoco, quindi con i dovuti accorgimenti. Quindi alle 11 domani sera accenderemo il fuoco e poi a seguire ci sarà la Santa Messa, e conclusa la Santa Messa faremo la processione con il bambino Gesù. Vediamo questa mattina dove va Gesù bambino. Mattina stai fino. Qualcuno cercava il 25, mi era contrario, numero 052. Pepettino! Questa mattina ringraziamo Sebastiano Smiloldo che ci offre la colazione. Bene, concludiamo con la benedizione del Signore e ci diamo appuntamento a domani mattina. Stamattina ieri sera abbiamo fatto la riunione con quelli che erano presenti in merito al presepe vivente, ecco, stamattina si completeranno alcune postazioni, ecco, chi avesse bisogno di qualche cosa non ci pensi poi la mattina del 30, ma lo faccia sapere prima in modo tale che ci organizziamo e arriviamo preparati a questa 10ª edizione del presepe vivente. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.